Roma, 28 marzo 1982. Il Santo Padre Giovanni Paolo II visita l'Istituto Guanelliano di Via Aurelia Antica, la più rappresentativa delle nove case romane dell'opera Don Guanella. Dopo l'anno del fanciullo e l'anno dell'handicappato, oggi il mondo si accinge a celebrare l'anno internazionale dell'anziano. Su questi tre importantissimi fronti, i guanelliani sono stati sempre attivamente presenti. Luigi Guanella nasce a Fraciscio, in provincia di Sondrio, il 19 dicembre del 1842, anno in cui a Torino moriva il Cotolengo. Divenuto sacerdote, si dedica con tutte le sue energie al ministero apostolico, ma fin dall'inizio si evidenziano nel suo piano alcune linee privilegiate di dedizione a favore dei poveri tra i poveri, gli orfani, gli anziani e gli handicappati, tutti coloro che la società oggi identifica nel termine emarginati. Egli, viceversa, li considera prediletti da Dio. Numerosi sono gli ostacoli e le difficoltà. Fortissima la reazione politica contro questo prete umile e scomodo, che condividendo ideali e sentimenti di Don Bosco, accanto al quale ha trascorso un fruttuoso triennio, sogna anche lui la realizzazione di un'opera di promozione umana e sociale. Dopo lunghi anni di sofferenze e vicissitudini, dall'incontro a Pianello Lario sul lago di Como, con un piccolo gruppo di ragazze dedite all'assistenza di orfani e anziani, nasce nel 1881 la Congregazione delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza. Con felice intuito, Don Guanella ne assume la direzione, ne plasma lo spirito, traccia programmi e regole. Pochi anni dopo, nel 1886, il dinamico prete lombardo fonda anche il ramo maschile dell'opera. Sacerdoti e laici che, considerando il loro servizio come privilegio dell'amore di Dio per l'uomo, si onorano di chiamarsi servi della carità. Oggi, 2000 suore e 520 sacerdoti in 384 centri di attività, estesi in Europa, nelle Americhe e in Israele, continuano l'opera affidata loro dal fondatore. Luigi Guanella muore il 24 ottobre 1915. Nell'ottobre del 1964, Paolo VI lo proclama beato. Vengo con la seguente mia a darvi la consolante notizia che il sottoscritto è sano e salvo d'ogni male e sempre allegro. Io per me sto sempre col cuore rivolto a voi, cara moglie, e non state a dubitare che io abbia partito per abbandonarvi. Ma se vi dico di venire in America, so quello che dico. Ho più piacere a vivere male tutti insieme che bene così lontano. Così scrive alla sua famiglia a metà dell'Ottocento uno dei tanti emigrati valtellinesi. Quello dell'emigrazione già si pone come un grosso fenomeno sociale, unica alternativa a una condizione di vita che diventa ogni giorno più insostenibile. Gli abitanti di Fraciscio, piccola frazione di montagna, costretti dalla necessità, periodicamente affrontano un viaggio pieno di incognite che li porterà oltre il confine svizzero alla ricerca di un lavoro e di un piccolo reddito. Ma anche qui i più avventurosi non sfuggono all'ondata di ottimismo che, come un miraggio, giunge dalla lontana America. Chi non parte si dedica alla cura del poco bestiame, unica risorsa in un'economia basata sull'allevamento dei bovini e sulle attività ad esso legate, come la lavorazione del burro e del formaggio, principali fonti di sostentamento nell'ambiente montano, dove la durezza della vita, lo scarso sfruttamento della terra, l'isolamento, inaspriscono la già difficile sopravvivenza. L'attesa diviene una condizione psicologica costante in un ambiente caratterizzato da una forte presenza femminile ed anziana. Le speranze si concretizzano in piccoli avvenimenti apparentemente di scarso rilievo e persino l'uccisione di un maiale per una di queste povere famiglie è una rara occasione di festa.
La scarsità dei mezzi abitua i montanari alla corta utilizzazione di ogni minima risorsa, rendendoli particolarmente industriosi. Fra gli abitanti di Fraciscio, alcuni sono ritenuti abilissimi distillatori di grappa. Per lunga tradizione, ogni anno essi si recano nel Bergamasco, dove la loro attività è molto apprezzata. Lungo la via che apre il valico dello Spluga dall'Italia alla Svizzera è la Valle San Giacomo, importante transito verso l'Europa in un'epoca in cui le comunicazioni ferroviarie sono ancora scarse. Tra i numerosi villaggi disseminati sulle pendici alpine, a mezz'ora di cammino da Campo Dolcino, capoluogo della valle, vi è Fraciscio. Qui gli abitanti vivono come protetti dalla sovranità dei monti in una condizione di isolamento che acuisce lo spirito comunitario. È nell'ambiente caldo della stalla, luogo di riunione serale, che nelle lunghe veglie il commento dei piccoli fatti locali si fonde all'eco dei grandi avvenimenti che sconvolgono l'Italia in questi anni. I numerosi viandanti diretti allo Spluga diventano portatori di notizie che, seppure apparentemente estranee e lontane, coinvolgono anche gli abitanti della vallata. Milano si ribella agli austriaci, i patrioti insorgono, i nomi di Radeschi e Cavour, di Mazzini e Garibaldi si intrecciano e si confondono con le voci più familiari. È nell'ambito della famiglia che prendono corpo e si sviluppano le caratteristiche della vita montana. La necessità dello sforzo collettivo porta alla solidarietà. Il nucleo familiare è sensibile alle difficili condizioni ambientali e, sperimentando i problemi della comunità, ne condivide le speranze. Tra le famiglie di Fraciscio, quella dei Guanella è una delle più tipiche. Lorenzo Guanella, il capofamiglia, nell'austerità e nell'apparente intransigenza, trova la giusta misura per il buon governo della numerosa prole. 13 figli, di cui Luigino è il nono. Se nell'educazione dei figli l'esempio dei genitori è determinante, grande peso ha il buon carattere di una donna semplice e saggia come Maria Bianchi, la madre, nel contrapporsi all'esigente severità del marito, contribuendo così a mantenere quel giusto equilibrio indispensabile per lo sviluppo di una spiccata personalità, quale sarà quella di Luigi Guanella. Il commento della Bibbia e la lettura delle vite dei santi scandiscono il trascorrere delle ore serali nella stiua, luogo di riunione della famiglia. Si conclude così serenamente la faticosa giornata nella comune attenzione a quei valori spirituali che in Luigi Guanella diverranno l'essenza di tutta una vita dedicata alla comprensione delle altrui sofferenze. Il Monte Calcagnolo rimarrà sempre nella memoria di Luigi Guanella un importante riferimento alla sua giovinezza. La sua mole imponente delimita i confini di Fraciscio e, col torrente Rabbiosa, ne caratterizza il paesaggio. Questi due importanti elementi naturali, nella fantasia del piccolo Luigi, simbolicamente identificano la solida e ferma personalità paterna da un lato e la naturale irruenza della propria indole dall'altro. Questo splendido scenario ha modo di manifestarsi tutta la vivacità di Luigino, desideroso di provarsi con ogni difficoltà, anche al limite del rischio.
La sorella Caterina, maggiore di un anno, è la più vicina all'animo di Luigino e con esso divide i momenti più irripetibili della fanciullezza. Insieme hanno modo di sperimentare le dure condizioni di vita che i meno fortunati sono costretti ad accettare. Ne prendono coscienza giornalmente, partecipando in prima persona alla realtà del paese, mettendo in pratica gli insegnamenti della famiglia, sempre pronta ad indicare la giusta strada fra la solidarietà umana e la carità. La coscienza di sé e delle proprie forze si sperimenta sempre attraverso il rapporto con gli altri. Si può capire così come l'essere testimone a volte possa interrogare la mente e l'animo di un bambino su fatti solo apparentemente estranei. E attraverso l'esempio positivo di chi sa soddisfare le richieste del prossimo, matura quel desiderio di capire che in futuro diverrà partecipazione ed intervento. Questo è quanto accade a Luigino ogni qualvolta la sicura esperienza e la disponibilità del padre, uomo stimato da tutti per saggezza e generosità, si concretizzano ai suoi occhi di fanciullo. Nella serenità che le parole di Palorenzo infondono ai deboli e stanchi interlocutori, egli trova la nascente certezza che solo chi è saldo nella verità e nella fede può dare a chi chiede, superando l'egoistico bisogno della personale affermazione sugli altri. In Luigino, ancora curioso osservatore della vita, certamente esiste già la capacità di amare, che come in ogni essere umano vuole essere stimolata ed incoraggiata per realizzarsi poi in piena autonomia. E se la paura di esporsi alla delusione può inibire il bisogno di amare, in lui avrà sopravvento il coraggio d'amare senza ricompensa alcuna. Lorenzo Guanella è primo deputato e sindaco di Campodolcino per 24 anni. La sua fermezza nelle decisioni e la costanza dimostrata nel perseguirle lo pongono anche negli affari pubblici in primo piano. L'isolamento fisico ed intellettuale della valle fa sì che quello dell'istruzione resti ancora per molto tempo un problema. Il tasso di analfabetismo è molto alto. Luigino, che avrà modo di svolgere studi regolari, bene intenderà in futuro l'importanza dell'educazione scolastica, favorendone la diffusione. Le grandi personalità si nutrono e si provano nelle grandi esperienze. Per un bambino che vive in montagna le occasioni non mancano e Luigino trova anche nel gioco motivo di riflessione. Sullo schermo dei grandi orizzonti montani la fantasia rincorre mille domande ancora senza risposta.
La seconda metà dell'Ottocento si identifica storicamente con la partecipazione popolare alle conquiste sociali. L'Italia è in fase di travagliato assestamento politico ed economico. È anche il secolo dei grandi conflitti tra Chiesa e Stato e non a caso diviene epoca di autentici santi sociali che dedicano la loro missione a deboli ed emarginati. Da Torino giunge l'esempio di Don Bosco e del Cottolengo. La loro lotta per l'affermazione del Vangelo vede ora schierato in prima fila il nemico dell'ideologia politica liberale e massonica. Essi sono costretti a vivere la realtà difficile dei tempi, a volte con estrema, lucida determinazione. Don Guanella sarà uno di questi. Con la buona stagione si assiste al rientro dalla migrazione invernale. Ma è solo un momento di sosta che precede un altro distacco dalla famiglia. L'attività pastorizia porta sugli alpeggi, ancora una volta lontani. Anche i bambini sono chiamati a compiere il loro dovere. Fin troppo breve è l'età della spensieratezza e la partecipazione alle attività degli adulti precocemente li inserisce nel mondo del lavoro. Luigino non sfugge a questa difficile regola dell'ambiente montano, nonostante la famiglia Guanella sia in quello stato di modesta agiatezza che, stando in mezzo tra la povertà e la ricchezza, fa comprendere i bisogni sia dell'una che dell'altra. Ciò è provvidenziale per la graduale formazione di Luigino, nel cui animo si manifesta sempre più chiaro il bisogno di concretizzare gli insegnamenti ricevuti e l'innata predisposizione all'altruismo, divenendo di volta in volta esempio e stimolo per i suoi coetanei. Dolcino, la festa di San Giovanni Battista, che è il titolare della parrocchia, è solennità grande. Avrò avuto 6 o 7 anni. Ero sceso in quel giorno da Fraciscio in paese per la messa solenne. Avevo ricevuto in dono da mio cognato un cartoccio di mentoni, di cui ero goloso. Era festa anche per me. Ecco che suona il richiamo, l'ultimo invito ad entrare in chiesa per il principio delle funzioni. Ritenni irriverente entrare nel luogo sacro con i miei dolci e fermai lo sguardo su di un ammasso di legna accatastata per nascondervi i miei mentoni. Quando udii un battere secco e forte di mani, alzai gli occhi e vidi là in alto un vecchietto che mi porgeva le mani quasi a dirmi: danne a me di quei dolci. Rimasi sorpreso, pieno di timor panico. Rialzati gli occhi, il vecchietto era scomparso. Il fatto non mi fa onore, perché avrei dovuto dare dei miei dolci, ma era tanto piccolo e ne rimasi così intimorito. Ogni anno, ricorrendo San Giovanni Battista, il fatto mi torna alla mente. Illusione, visione, io lo ritenni sempre in quest'ultimo senso. Thank you.
L'episodio sovrannaturale del vecchio mendicante può solo rafforzare quella che in Luigino è ancora un'intuizione in cerca di verifiche. Gradatamente si delinea il futuro scopo della sua esistenza, condiviso con entusiasmo dalla sorella Caterina. Si prendeva terriccio ed acqua e si rimescolava. Fatte le parti, con infantile ingenuità si diceva: quando saremo grandi faremo così la minestra per i poveri. Ancora una volta il positivo esempio degli adulti spinge i più piccoli all'imitazione ed anche il gioco della minestra di fango diviene pretesto per manifestare quella che sarà una sicura e solida vocazione. Una vocazione prorompente, sempre alla ricerca affannosa di una via di sbocco che sia efficace occasione di incontro con i bisogni del prossimo, capace di adattarsi alle particolari richieste della comunità e sempre pronta a soccorrere le reali esigenze, pratiche, oltre che spirituali. L'acuirsi delle tensioni in campo nazionale e le continue crisi economiche, alimentando il terreno della miseria e dell'emarginazione, creeranno i presupposti per un nuovo quanto spontaneo intervento della Chiesa nelle questioni sociali, quello che verrà definito l'assistenzialismo cattolico, in alternativa alle carenti provvidenze governative nei riguardi dei ceti popolari rurali e montani. Questo fenomeno, caratteristico di tempi così difficili e contrastanti, è opera di umili preti locali che rischiano l'opposizione e la persecuzione delle forze liberali e laiche preoccupate di perdere il consenso dei lavoratori. Anche Don Guanella si scontrerà con l'incomprensione dei politici, soffrendone lunghi anni di amare delusioni, confortato solo dalla certezza della sua fede. E venne il giorno in cui era disposto che ricevessi il sacramento dell'Eucaristia. Sentii che quel giorno dovevo passarlo tutto con Dio e mi avviai quindi alla vicina altura di Gualdera, trovando quel luogo solitario opportuno al mio desiderio di raccoglimento e di preghiera. Thank you.
Sentivo nascere in cuor mio come un'estasi e nella mente una visione di suavissima dolcezza. Mi parve che il Signore mi concedesse di dare uno sguardo al mio futuro, consacrandolo a Gesù, nell'amore per i poveri.